Presento, sono Luca Milani, Presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Benvenuti in questa sala che fa parte di un piccolo percorso museale che abbiamo realizzato per ricordare i 150 anni del periodo di Firenze Capitale. Abbiamo iniziato nel 2015 e poi piano piano fino al completamento che è avvenuto proprio quest'anno. E perché? Perché poi è l'ultimo anno, nel 1871, di Firenze Capitale. Firenze ha dato molto all'unità d'Italia, non tanto e solo in termini urbanistici, perché ha stravolto, ha cambiato completamente il volto della città. Allo stesso tempo, però, si è arricchita, si è culturalmente, sono le grandi istituzioni come la Biblioteca Nazionale, i gabinetti letterari, i grandi caffè. Firenze ha avuto un'evoluzione importantissima e poi è stata determinante proprio per l'unità d'Italia, perché è stato il crocevia di tante campagne, anche dei patrioti che per l'appunto miravano a uno Stato unico. E ci fa piacere poter aprire queste sale agli eventi come quello di oggi. Quindi oggi andiamo a ricordare, e ringrazio Antonio per averlo proposto, per averci riportato alla memoria una persona, Ugo Tarchiani, perché fa un percorso in quello che si diceva prima, percorso di vita all'interno di una storia più ampia, che è quella che ci ha portato alla costituzione del nostro bel paese. Ieri, insieme al presidente Mattarella, abbiamo inaugurato la Sala della Musica. Ecco, abbiamo anche quello, anche tutto il museo, scusate, il museo, anche tutto il nuovo teatro del Maggio Musicale era partito proprio per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi è un altro elemento che va a comporre questa importanza, questo ricordo bello che abbiamo della nostra Firenze per l'Italia, per i valori che ha. Allora, io a questo punto però vi ho fatto i saluti, diciamo, di introduzione, e darei la parola ad Antonio. Che dici? Grazie. Allora, intanto grazie al Presidente del Consiglio Comunale e grazie alla Vice Sindaca che è qui presente per la sensibilità nell'accettare la mia richiesta di un omaggio a Ugo Tarchiani. Io ho da ringraziare tutti, la mia famiglia, le persone che sono qui, l'Associazione Nazionale Garibaldini e tutte le persone che conoscevano in parte Ugo, del quale stiamo cercando di ricostruire il percorso di vita, che è veramente, se vogliamo, unico. Io ho preparato un testo con l'aiuto anche della mia sorella Nicoletta che raccoglie quello che è stato il percorso di quest'uomo che da Bagnarivoli, poi a Firenze e poi in giro per la Francia, la Spagna, ha attraversato gli eventi del Novecento con la determinazione di combattere contro le ingiustizie. Io l'ho denominato combattente della libertà. Inizio a raccontarvi qualcosa. Ugo Tarchiani era nato a Bagnarivoli, penultimo di sei tra fratelli e sorelle, il 27 marzo 1888. Il padre Emilio era stato un fervente garibaldino, aveva partecipato alla terza guerra d'indipendenza come volontario e sicuramente aveva avuto sui figli maschi un forte ascendente patriottico. Ugo infatti manifestò presto il suo ardore e anche la sua consapevolezza politica che lo spronerà a studiare e a agire e che lo guiderà per il resto della vita. A
abbiamo potuto ricostruire la sua vicenda politica e umana in primis dai racconti in prima persona che faceva a noi bambini dal momento che l'abbiamo conosciuto e dai racconti familiari. Ma dopo la sua morte, avvenuta nel 1971, ci siamo trovati con tante narrazioni e una scarna documentazione. Quella che Ugo Tarchiani stesso, sposato ma senza figli, aveva consegnato a nostra madre e a nostra zia, sue nipoti. Nel 1912 si sposa e da Bagnacavalli si trasferisce a Firenze. Lavora inizialmente in una ditta idraulica e in un secondo momento viene assunto alle officine del gas insieme al fratello Alfredo. Le prime manifestazioni del suo spirito ribelle si hanno con la partecipazione alla rivolta della Settimana Rossa a Firenze per difendere la sede della Camera del Lavoro. Raccontava con sorridente orgoglio di come fosse salito con altri compagni sul tetto dell'edificio per lanciare tegole contro gli assalitori. Nel 1916, data la sua riconosciuta abilità manuale, viene mandato a lavorare allo stabilimento dell'azienda del gas di Montecatini Terme, dove però viene licenziato perché, come si legge nella comunicazione della pubblica sicurezza, professa idee socialiste. Seppur dietro le quinte, si capisce la sua vita e le sue vicende cominciano a essere tracciate dalle autorità. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il fratello Alfredo parte per il fronte in Cagna, mentre Ugo Tarchiani viene riformato per un difetto a una mano. Riconosciute però le sue capacità tecniche e le conoscenze meccaniche, viene inviato sotto controllo militare a Torino, nelle fabbriche della Fiat a costruire aerei. Siamo nella Prima Guerra Mondiale, 1916. Si arriva così al periodo della svolta e delle partecipazioni attive alla lotta politica. Abbiamo il suo racconto, purtroppo solo quello, di come avesse organizzato uno dei primi scioperi bianchi al Fiat e di come, durante il braccio di ferro delle trattative, il senatore Giovanni Agnelli avesse voluto incontrarsi più volte con lui. Nei colloqui diretti e personali che aveva avuto il senatore, era arrivato a offrire un cospicuo compenso personale pur di far cessare lo sciopero, avendo ben compreso che Ugo Tarchiani aveva la possibilità di farlo. Ma al netto rifiuto di quest'ultimo, il senatore Agnelli, pur esprimendo il rammarico per le opinioni avverse che vi dividevano, aveva voluto stringergli la mano in segno di ammirazione e di rispetto. Nell'agosto del 1917 partecipa ai moti di Torino, ovvero le rivolte causate dai problemi economici e dalle difficili condizioni in cui si trovavano a lavorare la maggior parte dei proletari italiani. Durante le occupazioni delle fabbriche del Biennio Rosso, conosce Pietro Nenni, che ritroverà in un secondo momento in Spagna. Ma la situazione politica comincia a manifestare il suo volto inquietante. Le divisioni interne tra socialisti porteranno da un lato alla nascita del Partito Comunista e dall'altra all'ascesa del fascismo. Torino in particolare viveva un grande fermento sociale e politico e per sempre maggiore malcontento. Ugo Tarchiani decide di far perdere le proprie tracce e di lui in quel periodo sappiamo
assai poco, tranne che si trasferisce, o per meglio si rifugia, in Francia, prima vicino a Lione e poi in Costa Azzurra a Cannes. Del resto le vicende politiche italiane non davano più adito a dubbi. Dopo la salita al potere di Mussolini nel 22, il fascismo comincia a mostrare il vero volto. Il delitto Matteotti è del 24, la soppressione del giornale Non Mollare dei fratelli Rosselli è del 25, Salvemini mi ripara in Francia, sempre nel 25, Turati in Corsia nel 26, i fratelli Rosselli stessi a Parigi nel 29. Non sappiamo esattamente come erano entrati in contatto Ugo Tarchiani e i fratelli Rosselli, ma sappiamo che dopo le imprese aeree di Giovanni Bassanesi nel 1930, anche Ugo Tarchiani si offre volontario per effettuare voli di volantinaggio antifascista su Milano. I vertici di Giustizia e Libertà mandano Ugo a Londra sotto falso nome alla scuola aerea di pilotaggio. Al suo rientro in Francia ottiene il brevetto di volo all'aeroporto di Marignan vicino a Marsiglia. Da questo momento in poi Ugo Tarchiani, già sorvegliato, viene seguito e segnalato alle autorità fasciste italiane da parte del consolato italiano di Nizza. Effettua dei tentativi di volo, purtroppo non riusciti, con danni all'apparecchio, ma non è sicuro se in altre occasioni riuscì nell'intento di raggiungere Milano. Questo passaggio viene citato da Aldo Carosci nel libro In vita di Carlo Rosselli, dove viene indicato sbagliando col nome di Alberto Tarchiani. Tra le carte di Ugo che conserviamo si trovano tre mappe, una lo stesa qui, topografiche, con il tracciato e le coordinate di volo per raggiungere Milano via Lione da Parigi. Allo scoppio della guerra di Spagna, Ugo Tarchiani si arruola subito come volontario nelle brigate internazionali e raggiunge Albacete, prima come pilota d'aereo e poi assegnato a un'unità mista internazionale spagnoli come sergente carlista. Combatte nella battaglia di Guadalajara nel marzo del 1937. Questa battaglia è storica perché fu battezzata come la prima sconfitta del fascismo. Infatti a Guadalajara si scontrarono italiani delle brigate internazionali e italiani mandati dal regime di Benito Mussolini in aiuto del dittatore Franco. Alla fine del 38 rientra in Francia. Su gentile segnalazione di uno storico è stato rinvenuto poche settimane fa il foglio di congedo dalle brigate internazionali del 5 dicembre 1938, finito nell'archivio dell'Armata Rossa a Mosca. Durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa alla resistenza francese, come risulta dalla sua tessera di iscrizione al Movimento di Liberazione Nazionale. La prima volta che torna in Italia fu nel 1946, ma continuò a vivere a Cannes, dove ormai si era stabilito e non svolse più attività politica diretta. Nel 1971 tornò a Firenze per ritirare in Palazzo Medici Riccardi una medaglia della Regione Toscana dedicata ai combattenti italiani toscani delle brigate internazionali. Morirà pochi mesi dopo, il 22 dicembre del 71, in Francia, a Cannes, dove riposa insieme alla moglie. Qui abbiamo
portato la divisa che lui si era fatto fare per le sue occasioni. E il diploma garibaldino francese, mentre questa bustina è la bustina della carrista delle brigate internazionali della guerra di Spagna. Sono gli oggetti che ci sono arrivati in più. Io penso che siamo riusciti a descrivere la storia di quest'uomo, che ha ancora tanti aspetti da scoprire. E ringrazio ancora veramente il Comune di Firenze, nelle sue massime autorità, per questo momento, veramente, per ricordare un uomo che è dovuto fuggire da casa sua, ha dovuto lasciare la famiglia per le sue idee e che ha combattuto senza mai tornare indietro. Veramente un esempio. E poi tornava a fare il suo lavoro. Sia lui che mio nonno erano idraulici. Venivano dal mondo della gestione del mondo del gas. Lavoravano come idraulici e la loro cultura veniva da questo mondo, perché la prima illuminazione pubblica a Firenze fu fatta con impianti a gas e quindi c'era una grossa cultura di questa attività prima dell'avvento dell'energia elettrica. Quindi una persona che poi tornava a fare il suo mestiere, ma che non ha mollato. E pensate, mettersi a disposizione dei Rosselli per andare a imparare a pilotare un aeroplano nel 1930, tra il 30 e il 31, lui prende il brevetto nel 32, si parla di aeroplani biplani con navigazione a vista, con questa carta dovevano capire dove erano, con gli occhialoni, e cercare di fare operazioni che oggi sono davvero. Grazie a tutti. Allora, grazie Antonio per averci ricordato la storia e la storia di Ugo. Io, prima di dare la parola alla vice sindaca, approfitto davvero per dire come credo che sia importante, perché se noi oggi in questa fase di pandemia tremenda, no, ci sentiamo privati di alcune libertà, ecco, allora avere la possibilità di ricordarci davvero quali sono state le vere privazioni, le vere sofferenze, ecco, un po' ci aiuta anche a ridimensionare quello che oggi stiamo vivendo. Alessia, prego. Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti. Sentite, sì, infatti. No, io ci tenevo davvero a essere qua, a portare i saluti miei, ma anche del sindaco, e veramente a ringraziare. Ieri sera, a quella bellissima liberazione all'auditorio, il nostro sindaco ha dato due parole, ma le voglio usare anch'io qua: gratitudine e fiducia. La gratitudine è qualcosa di assolutamente importante, perché non dobbiamo dare nulla per scontato, l'abbiamo capito con la pandemia, e dobbiamo veramente ogni tanto fermarci a approfondire, conoscere, studiare, poi per avere anche più un'idea, un concetto di futuro. E per fare questo noi dobbiamo spesso guardarci indietro e conoscere la nostra storia, conoscere la nostra affascinante storia. E quando appunto Antonio è venuto da me e mi ha raccontato la storia di Ugo Tarchiani, io l'ho trovata straordinaria, come tante, però la sua davvero, a parte che mi auguro davvero, Antonio, che faccia proprio un romanzo, perché un romanzo storico, perché la sua vita è una vita straordinaria di un fiorentino che incarna poi quelli che sono i valori fondanti, poi lo dirò, della nostra carta costituzionale. Valori della libertà, della giustizia sociale, della solidarietà, della democrazia. E questi valori, quel fiorentino, li ha portati in giro per l'Europa. Io mentre raccontavi la storia ho pensato,
nella sua vita così straordinaria e movimentata, c'è la storia d'Italia, c'è la storia delle prime lotte sindacali, lui incontra Pietro Nenni e appunto nonostante arrivi il senatore Agnelli che gli propone anche di dire guarda non lo fare lo sciopero bianco, anche lui porta avanti i suoi ideali, le sue battaglie, ma non per sé, per gli altri. C'è la storia appunto della nostra resistenza, che lui appunto sposa la causa francese, sposa la causa spagnola nelle brigate internazionali. Quindi, se volete, già nella sua vita ci sono quei semi che daranno poi vita all'Unione Europea. Quindi è un profondo e convinto europeista, forse magari inconsapevole, ma che va oltre i propri confini nazionali. E poi ci sono appunto i valori fondanti della nostra carta costituzionale. Ugo morirà nel 21, quindi non nel 71. Nel 71, scusa, sì. Per cui, come dire, vede la Seconda Guerra Mondiale, la carta costituzionale, poi, come dire, nel 70 c'è anche quella fase difficile per noi, che è il terrorismo. Però davvero nella sua vita ci sono tutti questi valori che credo che poi abbia preso molto anche dal padre, no? E qui poi c'è questo legame profondo, e quindi ringrazio l'associazione Garibaldina, perché alla fine tutto si lega. Con Luca noi condividiamo spesso anche un po', diciamo, un ideale, un'idea che vogliamo portare avanti, perché noi vogliamo sempre di più raccontare ai nostri giovani anche il momento straordinario del Risorgimento e anche di quella storia che per la nostra città ha rappresentato i 6 anni di Firenze Capitale. La dobbiamo raccontare perché lì ci sono tutti quegli ideali di giustizia, di solidarietà, di appunto democrazia, che poi continueranno e saranno portati avanti dai nostri partigiani, però tutto si lega, però, e dobbiamo raccontarlo, ecco, dobbiamo, abbiamo questo grande dovere, che è un dovere morale. Infatti quando ci ritroviamo in questi momenti di memoria, io lo dico sempre, la memoria non è un esercizio di retorica, non è un qualcosa che riguarda le celebrazioni della memoria, la memoria è un dovere perché sono i nostri pilastri. A me hanno regalato in questi giorni questo bellissimo albero, per me questa è una medaglia, perché qui nell'albero ci sono queste radici, e le radici sono fondamentali. Un albero senza radici è un pezzo di legno, e io lo dico sempre, una comunità senza la conoscenza del proprio passato non è una comunità. E quindi noi dobbiamo, e ci abbiamo un dovere come istituzione, ma tutti insieme, di conoscere il nostro passato e di trasmetterlo soprattutto ai bambini, alle nuove generazioni, perché in questo momento così difficile, lo ricordava Luca, quando conosci queste storie capisci la forza di quegli uomini e di quelle donne che tutti i giorni hanno rischiato la propria vita, allora ti dà anche più forza a te per affrontare momenti difficili, perché capisci che prima di te altre generazioni hanno affrontato qualcosa di molto peggiore. E se noi oggi abbiamo questa straordinaria carta costituzionale, questo Stato democratico e anche questo benessere, è grazie a quelle vite lì che si sono spese, io vorrei dire, in nome di un ideale, di un sogno collettivo, di un amore per gli altri. Ecco, questi sono i valori più importanti che noi dobbiamo portarci e dobbiamo poi ritrasmettere. Per cui davvero oggi è un momento molto bello, lo vorrei dire doveroso, che però appunto siamo noi veramente che ringraziamo a Antonio, perché poi chi arriva dopo c'è anche questo faticoso lavoro di ricerca, perché anche lì ci vuole tanto amore, e poi appunto chi in qualche maniera oggi ci rappresenta Ugo. E quindi io sono molto onorata di consegnare questa pergamena, dove appunto abbiamo scritto Ugo Tarchiani, combattente della libertà, a 50 anni dalla sua scomparsa, proprio in fiorentino, lo ricorda con gratitudine, ma anche con fiducia nel genere umano, perché spesso anche sui giornali si raccontano sempre storie negative, si raccontano sempre storie appunto di chi in qualche maniera vuole ingannare l'altro, ma in realtà io lo dico sempre, il bene è molto di più del male. Ci sono invece tante figure, storie straordinarie, anche invisibili, che tutti i giorni si spendono, fanno qualcosa di bello per gli altri. Quindi su questo noi dobbiamo raccontarlo di più, perché siamo tutti appunto interconnessi, interdipendenti, e quindi dobbiamo trasmetterci questa fiducia, perché c'è tanto. E Firenze, concludo davvero, Firenze è straordinaria. Io in questo ruolo di vice sindaco ogni giorno
scopro storie di persone belle che si impegnano per gli altri e che lo fanno per l'amore per questa città, per questo umanesimo che noi abbiamo nel nostro DNA. E quindi veramente mi emoziona sempre, però mi dà appunto anche tanta fiducia ed è veramente un onore rappresentare questo patrimonio umano, perché se probabilmente noi abbiamo questo patrimonio storico artistico così straordinario e se c'è stata quella pagina bellissima del Rinascimento, perché alla base ci sono queste radici, ci sono questi valori, quindi dobbiamo condividerle insieme e insieme appunto portarle avanti e trasmetterle ai nostri giovani. Quindi grazie veramente Antonio, noi ci impegneremo a fare quello insomma che si può fare per continuare a raccontare la storia di Ugo e di tanti come lui. E ora ci dovrebbe raggiungere l'assessore Martini, non so se ce la farà, però insomma un saluto anche da parte sua e quindi mi fa veramente piacere consegnare questa pergamena che, come dire, non è un pezzo di carta ma appunto ha un valore, come avete capito, importante a un combattente della libertà. Ma, e chiudo perché il nostro Presidente della Repubblica usa spesso un termine che mi piace tantissimo, a un costruttore. Siamo tutti costruttori di libertà, di pace, di giustizia sociale e di democrazia, quindi a un grande costruttore che è un grande fiorentino. Accenno alla signora Emilia, è giusto, si chiama Emilia lei? Ecco, allora siccome sappiamo che oggi è un giorno speciale, non solo per questo, ma anche perché è il suo compleanno, allora, fanno tanti anni, allora guardi, un piccolo omaggio per lei e poi procediamo con la cerimonia. No, non si commuova perché tanti non importa. Alessandro, sei arrivato proprio perché il titolo di coda, buongiorno. No, è il saluto finale e poi si fa insieme la consegna della pergamena, vero? Tocca a te ora, io abbiamo parlato assessore alla memoria, ma insomma. Sì, buongiorno. Ciao, guarda. Beh, sono contento, ma ti si fa levare neanche il cappello. Sì, infatti. Buongiorno, ben trovato, io mi scuso, ma anche se mi scuso un po' in parte perché era previsto a mezzogiorno e mezzo, poi è stato anticipato, io ero la certosa traffico, va bene. Sono arrivato puntuale nel ritardo, va bene. Grazie anzi per questa presenza di memoria. Io sono l'assessore alla memoria, alla cultura della memoria, e fare degna memoria in un luogo come questo, di un garibaldino, si può dire fiorentino, ma un cittadino del mondo, per come l'ho letto, per come l'ho, per quel poco, grazie anche a chi ce l'ha in qualche maniera proposta questa iniziativa. Credo nel giorno in cui lui avrebbe compiuto, cioè la morte, è stato è l'anniversario della era nato nel 1800. Sì, appunto, è l'anniversario della morte. È un fatto importante, quindi non dico altro perché credo che oggi, tra le tante cose di cui ci dobbiamo un po' far perdonare tutti, è anche quella della mancanza di una memoria, della nostra storia, di quello che siamo stati e delle persone che in qualche maniera ci hanno preceduto anche con gesti, atti e testimonianze di vita, potremmo dirlo, lo dico a modo mio, un po' particolari, perché quest'uomo ha avuto una vita particolare, ma tutto sommato importanti per la passione, le gesta, la capacità che hanno avuto di essere coerenti con dei valori e su delle idealità forti sulle quali hanno costruito tutto la loro esistenza, e lui credo sia stato uno di questi, e quindi penso sia stato un gesto bello ma doveroso che la nostra vice sindaca a nome di tutti noi abbia voluto questo momento a cui io ho aderito subito. Grazie davvero, grazie a quest'uomo, grazie
a chi ne ricorda direttamente la sua memoria, grazie a tutti voi e grazie, diciamocelo, anche a questa città che ha raccolto questo appello per non dimenticare un uomo come tanti altri che ha dedicato la sua vita ai valori della libertà, della democrazia e della vita buona, quella che ci manca spesso e tanto a causa delle, non tanto della pandemia, quella purtroppo piglia tutti molto, in maniera molto democratica, ma che ci manca a volte per la violenza, l'aggressività, le ingiustizie che le generazioni umane hanno saputo dedicare a volte a tanti. Quindi è un testimone e oggi lo ricordiamo. Grazie. Fiori e opere di bene. E questo è così, mettiamo il nostro biglietto di Firenze. Grazie a lei, eh. Vai.